sunset lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is strong. 'Cause I believe in a better way. Allora io devo essere sincero, quando partecipo per la prima volta ad assemblee così in Sicilia, provo un sentimento misto, che è un sentimento da una parte di soddisfazione, cioè sentire le cose che ho ascoltato sono è musica per le orecchie, e dall'altro una sensazione al contrario di grande rabbia, cioè pensare che si può fare, scusate se uso l'espressione della nostra campagna elettorale, che si può fare in una città e in una provincia come questa. Che si può fare quello che fanno gli imprenditori a Caltanissetta, quello che hanno fatto gli imprenditori a Palermo, quello che hanno fatto in altre città della Sicilia. Ignazio Manduca, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria qui in Sicilia. Confindustria ha fatto una scelta precisa, quella di rifiutare le aziende che accettano il pizzo. Noi come Confindustria abbiamo attuato questa scelta forte perché vogliamo che il rispetto delle regole, il rispetto e la certezza delle regole sia una delle basi fondanti della nuova pubblica che abbiamo. Noi da inizio 3 anni fa che abbiamo tutto, tutti quanti abbiamo sentito in mezzo, molti si vivono a lasciare il cuore per questo intervento, per noi è molto complicato perché è iniziato la crisi, ma per questo è iniziato a lavorare assieme, ma per questo è iniziato a lavorare e si è scritto anche un progetto di legalità e di sviluppo, quindi questi territori possono in parte emergere. Che si può fare la denuncia di cui Italiano ha parlato, che è un atto di grandissimo coraggio e di grandissima responsabilità, ma è giusto solo il fatto che noi dobbiamo usare questa definizione per ciò che è un incubo per le persone che vengono sottoposte alla pressione del racket. Significa che ci si trova in una condizione straordinaria dalla quale si esce grazie ad un atto di coraggio e di responsabilità. Fools will be fools and wise will be wise, but I will look this world straight in. Abbiamo avuto dei trascorsi non felici. Siamo una cooperativa che siamo stati vessati dal racket, ne siamo usciti, abbiamo trovato il coraggio per poterci ribellare, ma è anche vero che tutto ciò non può essere vanificato se non c'è un'immissione, un incoraggiamento agli imprenditori, a quelli che ancora non hanno denunciato, a denunziare, perché questo è sinonimo di libertà per chi ha già denunziato, di serenità per chi ha già denunciato come noi, come altri che l'hanno fatto, ma è anche vero che dobbiamo cercare di creare sviluppo. Che si possano mettere insieme sindacati, ho visto nella lettera che mi hai consegnato l'elenco delle sigle ed è la prova di una strada che per me è la strada maestra per questa battaglia, ma non solo per questa. Io mi permetto una cosa giusta di consegnarle una lettera che è l'auspicio con cui la sua, il Partito Democratico ci stia vicino in questa difficile battaglia, e in allegato le consegno un disegno di legge fatto anche bene che recepisce le istanze, i bisogni e le aspirazioni di questo popolo del centro meridionale della Sicilia che consegniamo alle persone. Grazie. C'è una Sicilia vera, grande, importante, coraggiosa e che ha voglia di cambiare, che sta sotto la pelle di una Sicilia politica istituzionale che ne è il freno. È la politica dei suoi momenti di vischiosità, quella vischiosità che la porta a trovare delle zone di confine con dei poteri che sono in grado di scambiare. Io tengo la società imbrigliata, tengo una società impossibilitata a sviluppare le sue potenzialità e dunque
apro a te, mafia, un'autostrada per il tuo esercizio del potere di controllo. Sarà il governo che farà della lotta contro la mafia, contro la camorra e contro la 'ndrangheta uno dei suoi obiettivi principali. Deve essere una priorità, ma non solo perché è eticamente giusto questo, c'è una considerazione legata all'obiettivo principale del Partito Democratico, è mio. Aumentare la crescita economica di questo paese.